qui al Maracanã, appena terminata Trab Everton, il Trab ha portato a casa altri 3 punti che adesso la portano al quarto posto in classifica, sta marcando proprio l'Everton in quarta posizione, super prestazione di Giovino, ancora lui un assist, una grande prestazione da grande difensore, di un ruolo. Giovino, questo 2015, come vede questo Trab, che cosa può? Vabbè, visto che le prime 3 sono già scappate, il nostro obiettivo è il quarto posto, posizione attuale, e mi sembra solitaria, quindi cerchiamo di mantenere la posizione, sì, solitaria, quindi manteniamo la posizione cercando un miglior piazzamento playoff. Mister Pumba qui sta entrando in forma e sarà pronto per maggio. Ha liberto un palo in traversa, sì. Sfortunato questa sera, qualcosa da dire anche sul suo capitano? Sì, il dietologo ha detto che se non perdo 10 kg non posso segnare, quindi... Solo pali attraverso. Perché mi deve motivare, no, il capitano è una roccia dietro, però non, come si è constatato stasera, non deve superare il centrocampo, perché come appena supera il centrocampo i piedi scompaiono, come se giocasse con delle pietre al posto dei piedi. Però volevo cogliere l'occasione per congratularmi anche con Trocchia per ciò che è successo a Capodanno, perché c'è stata una bella riappacificazione. Di questo volevamo parlare, anche per questo c'è qui Raffaele Trocchia, la magia del Cecco, prima del... Si è avverato il sogno. È lo spettacolo del Cecco. Magia del sera Cecco. Qualcuno aveva detto che sarebbe successo, è successo, una parola a Trocchia. Ci racconti un po' quella serata, Capodanno in quella gesto, stretta di mano. Dai, diciamo che è stato un bel gesto, io non ho niente contro nessuno, neanche al Fidi, è stato un gesto veramente amichevole, grazie anche a Giovino e a voi, mediatore, fratelli, la pace, la pace del Jack. E la magia del Jack. È un grande Capodanno, dobbiamo ripaurire un carnevale. No. Carnevale in Jack, siamo quasi giù. No, no, ma se facciamo... Sarebbe come si vestirà, secondo me. No, non ho idea, però meglio fermarci con la festa, altrimenti ci scappa il morto. Meglio se ci fermiamo. Va bene Luigi Nappi in questo caso. La scena addirittura l'ha ricordato una notte da leoni. Sì, sì, diciamo che quella camicia a pua rossa del Bruco... Anzi, colgo l'occasione per salutare il Bruco e il suo entertainment nella sala d'attesa dell'ospedale. Ciao Domenico. Intanto che aspettiamo Verdi per Bruco Spizzi, ne vedremo delle belle anche. No, Firo! Il trofeo Jack di tutte le competizioni, per lo spettacolo del Jack, la magia! Carnevale in Jack. Siamo con
uno dei protagonisti della partita che si è appena conclusa, Napoli Bayern Monaco, una partita senza la storia, solo all'inizio il Bayern Monaco ha cercato di fermare Napoli, poi c'è stata una goleata con le 13 reti del Bomber del Jack, 48 reti nel campionato. Bomber incontrastato, una parola a Luigi Giù. È stata una bella partita, la squadra Bayern era un po' rimaneggiata dalle tante assenze e quindi siamo riusciti a vincere questa partita. Punta al titolo di cannoniere, al titolo del campionato. Che cosa vuoi vincere di più? Il campionato. La prossima partita sarà contro l'Atletico e la vorremmo vincere, una rivincita per noi. Aveva fatto una promessa di arrivare a quota 50, forse si arriverà a qualche gol in più. Lo spero di fare tanti gol. Mancano altre 7. Contro l'Atletico, spero di arrivare a quota. Quindi già mercoledì prossimo si punta a 50 gol. No, mercoledì penso di no, penso... Ne mancano 2 comunque. 2? 48 di 50. Che scaramanzia, diciamo che poi ci arriviamo. L'importante è vincere contro l'Atletico? Importantissimo vincere contro l'Atletico, perché se abbiamo da prendere questa rivincita per noi è importante. Brucia ancora la sconfitta in semifinale di Jack Cup. Tantissimo. Ti fa Inter questa sera? Riuscirà forse a fermare l'Atletico? No, se arriviamo a fare punto sarei più contento. Va bene, allora concediamo Bob e Giovino ancora una volta migliore in campo. Adesso Atletico e Inter sono già in campo per l'ultima partita di questo mercoledì Tancato Trofeo Cerro. Bella appassionante giornata di Jack, è appena terminato Atletico Madrid Inter, come da pronostico ha vinto l'Atletico, ha stravinto l'Atletico senza troppi problemi, anche se qualcuno diceva che sarebbe stata un'altra partita, vero Nappi? No, invece è stata la partita che doveva essere, purtroppo i ragazzi dell'Inter mancava il nostro ambito con Ippo, che sicuramente avrebbe potuto dare qualche fastidio, però... Inoffi ha parlato un po' troppo in questi mesi, parlando di una grande Inter, questa sera non si è vista. No, infatti, ma non si è vista anche di Inoffi, purtroppo. Inoffi si sa, quella è la sua forza, fermo a 3 reti in campionato. Ma secondo me gliel'avranno regalati pure quei 3 gol. Contro il Bayern. Il Bayern, qualche problema per il Bayern. Quest'oggi sì, è stato un po' surclassato dagli avversari. Diceva di Inoffi di essere stato infortunato per un po' di tempo. L'anno scorso capocannoniere, quest'anno 45 gol sotto l'attuale capocannoniere. L'ultima parola su questo bomber che non c'è più. Ma diciamo che c'è mai stato? Ma sicuramente, però pensavo al fatto che io, che mi accusano che gioco quasi davanti alla porta mia, ho 9 gol. Quindi voglio capire, un bomber 4 gol in più. 4 gol in più dell'ipotetico bomber aveva di nuovo. 6 gol. Penso che vuol dire qualcosa, penso che però adesso è il caso che faccio parlare il caro Mazzocchi. Parliamo di un vero bomber, forse Davide Mazzocchi, ancora lui migliore in campo in questo match. Mazzocchi, questo Atletico fa sul serio pure anche il campionato. Sì, vediamo il campionato, la settimana prossima ci aspetta una partita difficile contro il Napoli. Mercoledì alle 21 ci sarà questa sfida. Vuole questa vittoria a tutti i costi? Sì, anche se il Napoli alle 21, chi ha deciso?
Mercoledì alle 21 è stato deciso così. Lei non è disponibile quel, no, quel giorno? Ci sono, giusto per capire, perché siccome dicono che io sono paralisi e io posso uscire dal campo, e tu mi dici la partita mercoledì 21, era giusto per confermare. Io, come ben vedete, non so mai nulla, me lo dicono sempre. Abbiamo deciso subito dopo l'arbitro, prima dell'incontro, anche sapendo gli impegni delle due squadre, penso che vada bene. Se una giornata, a me tutto va benissimo, come fai tu, sta ben fatto. Va bene, la ringraziamo. Un'ultima parola su questa sfida Napoli-Atletico, dopo la semifinale di Jet Cup decisa da lei, c'è stato poi un po' di qualche problemuccio dopo il fine gara. Aspetta un'altra partita, lo spettacolo del Jack, ce l'auguriamo sia come al solito anche in quella partita ci sia. Dal campo ho sentito che mi volevo far mettere 7 punti di sutura. Auguro di metterli in classifica, almeno 3. Auguro ai miei amici di metterne magari 3 in classifica, i punti di sutura poi li contiamo. Teme il Napoli? No, assolutamente, non temo nessuno. Vincerà l'Atletico? Sì, vincerà l'Atletico. Vincerà tutto l'Atletico? Tutto. E invece teme Testa? Testa lo temo. Finirà all'ospedale, come ha detto? Io o lui? Lui, lei? No, io no. Beh, spero di no, poi se ci finisco, venite a pigliare. Vabbè, comunque si scherza qui, lo spettacolo del Jack penso che vada ben oltre tutto questo. Nessuno andrà all'ospedale, speriamo che ci sarà un bello spettacolo come finora è stato. Salutiamo, intanto saluta, un saluto all'ex capocannoniere. Io voglio sempre bene. Però il calcio è un'altra cosa. Ringraziamo Nappi, lo concediamo. Ci vediamo domani per l'ultima giornata. Del decima giornata del Jack. Intanto